Signori, bentornati carissimi nel canale dello Zio Marut con un nuovissimo appuntamento. Oggi con un nuovo gioco, signori, un gioco di carte spettacolare che stavamo aspettando da tantissimi mesi e che finalmente abbiamo avuto l'opportunità di provarlo, di metterci le mani sopra, e soprattutto lo faremo in compagnia, perché non sono da solo, del mitico Furia Black Nazionale. Buongiornissimo. Buongiorno caro Furia Black, caro lei che è un grandissimo fan dei giochi di carte. Oggi mi aiuterà a capire, a far capire anche ai ragazzi che ci seguono, come è fatto il gioco, perché Dual Force è un gioco molto molto interessante, quali sono i punti di forza di questo gioco e come potrebbe insinuarsi nel mondo dei card games. Ok? Allora, Furia, caro, lei ha un pochino, provato il gioco, l'ha scaricato comunque da poco, quindi... Sì, ho fatto solo il tutorial. Perfetto. Noi abbiamo avuto la fortuna, e ringrazio per questo motivo la DC che mi ha dato una chiave per sbloccare tutta la collezione, quindi abbiamo accesso a tutte le carte attualmente nel gioco, e quindi possiamo creare un po' tutti i mazzi che vogliamo. Vi farò andare a vedere un mazzo e vi spiegherò le regole e poi andremo al gameplay, ok? Partiamo subito da dalla base. È un gioco di carte molto classico, molto old school. Riprende tantissimo alcune meccaniche di Magic e riprende tantissimo alcune meccaniche del primo Hearthstone. Quindi sulla carta, insomma, si rifà a giochi che hanno fatto un po' la storia dei card game, sia per quanto riguarda il cartaceo reale Magic che per quanto riguarda il cartaceo online Hearthstone. Nel gioco ci sono 5 fazioni al momento. Ci sono 5 fazioni, riprende alcune cose anche di Gwent, perché per esempio alcune terminologie del gioco, il fatto che ci sono i leader, riprende tantissimo la nomenclatura di Gwent e quindi lo ricorderà tantissimo. Quindi voi amanti di Gwent, che siete rimasti un po' in quella zona di limbo, che vi manca Gwent non perché sia morto ma perché non avrà più un futuro, e quindi tornare a giocare a un gioco che vi dia un po' quelle vibes, DC Dual Force potrebbe darvi quella tipologia di emozioni. Andiamo a vedere nello specifico come funziona il gioco, come funziona la deck building e poi come funziona il gameplay. Vi dicevo che ci sono 5 fazioni: la forza, il colore rosso, l'energy, il colore verde, le tactics, il colore blu, anarchia, il colore giallo, e tyranny, il colore viola. Ovviamente ognuna di queste fazioni ha dei diversi leader e ha diverse meccaniche di gioco, ok? Andiamo a vedere per esempio la carta leader come funziona. Ogni mazzo deve avere due leader. Il motivo per cui si chiama DC Dual Force è proprio legato al fatto che ci sono due leader, quindi due forze principali all'interno del mazzo. Ogni leader avrà il suo leader ability, quindi avrà una sorta di hero power che potrà attivare ogni X turni. Quindi in fase di deck building noi scegliamo due leader, possono essere due leader di fazioni diverse, e questo è uno dei grandissimi punti di forza di DC Dual Force, la profondità della deck building, perché con la combinazione di due leader di due fazioni diverse si possono letteralmente fare combinazioni di deck building infinita. Non dovete per forza di cosa scegliere due leader di fazioni diverse, potete anche fare monofazione, quindi due leader della stessa fazione. In quel caso comunque andranno messe 40 carte nel mazzo, 20 per ognuno dei due leader. Quindi se nel caso del mazzo che andremo a vedere oggi, Batman e Lex Luthor, Batman che è un leader delle Tactics, quindi blu, Lex Luthor che è un leader del Tyranny, viola, dovremmo mettere per forza 20 carte blu e 20 carte viola. Ok? Fino a qua Furia Blank ci siamo. Non è troppo difficile. Andiamo a vedere come è fatto un leader. Nel caso specifico andremo a vedere proprio Batman, che fa parte del nostro mazzo. Particolarità carina: quando aprite la carta, già fatto molto bene la descrizione dell'abilità, quindi ci viene già descritta molto bene. E a sinistra invece c'è addirittura il nome, diciamo, del personaggio della DC e la sua prima first appearance, quindi la prima volta che è apparso in un fumetto. C'è il numero del fumetto e l'anno, quindi molto molto carina questa cosa. Lo vedete qui sulla sinistra. Detto questo, signori, i leader sono delle carte che, a differenza di Gwent, partono direttamente in gioco. Quindi noi avremo una plancia di gioco formata da 6 tasselli nella nostra board e 6 tasselli nella board avversaria. I leader, sia nostri che avversari, partiranno all'estrema sinistra e all'estrema destra della backline, quindi della retrovia, ok? Quindi i nostri due leader partiranno nelle nostre retrovie, tutta a sinistra e tutta a destra, e invece per quanto riguarda l'avversario lo stesso discorso, sempre nelle retrovie. Il positioning è importantissimo in questo gioco e dopo vedremo perché.
I valori sono quelli abbastanza classici dei giochi di carte dove ci si attacca, quindi stile Hearthstone, stile Magic, ovvero c'è un valore di HP, quindi il numero di punti vita del nostro leader, che ovviamente dobbiamo portare a zero per ucciderlo. E invece il leader che vediamo qui con questo contatore 2, che si attiverà nel momento in cui appunto spendiamo due contatori. All'inizio di ogni turno ogni leader aggiungerà un contatore, tranne il primo turno in cui chi inizia a giocare non prenderà carica di leader. Allora, chi inizia a giocare da sempre in tutti i giochi di carte o è un vantaggio o uno svantaggio. Nel caso di Decidual Force è un vantaggio. Per questo motivo chi inizia per primo salterà sia la fase di pesca del primo turno che il contatore dei due leader. Quindi diciamo che chi parte per secondo poi inizierà subito ad attivare il contatore dei leader, quindi metterà delle cariche e pescherà una carta, e poi così via per il resto della partita, entrambi i giocatori. Quindi Batman è un leader ability molto molto veloce, in quanto costa 2, quindi in due turni si carica, e prende più 3 attacco fino alla fine del turno, e ci permetterà di seek è una parola chiave che scegli una tra 3 differenti carte, quindi è un crea fra 3 carte. Però in questo caso specifico è un crea tra 2, perché viene specificato nella carta. Quindi di base Seek è un crea fra 3 opzioni. Nel caso di Batman è specificato che è un crea tra 2 gadgets, quindi vi darà la possibilità di scegliere 2 carte con la sottocategoria gadgets che costano 0. E qui lo possiamo vedere con la freccia se scorriamo. Per esempio il bandage, questo è il costo che adesso andremo a vedere come funziona, la risorsa per giocare le carte. Cura di 3 danni un friendly character. Da notare, character, quando si parla di character è sia leader che recruit, che minion, che servitore, ok? Invece quando per esempio dice recruit è solo servitore. Quindi se c'è una carta che dice fai 3 danni a una recruit, la potete sparare solo su un servitore. Se dice fate 3 danni a un personaggio, potete farlo sia sul servitore che sul leader. Poi questo fa 3, questo cura di 3, questo il Batarang fa 2 danni, per esempio questo fa 2 danni a un enemy recruit, quindi deve essere per forza nemica e per forza servitore. Oppure return a friendly recruit, sempre vi fa riprendere in mano un minion nella vostra mano. Questo è il leader di Batman, quindi è un leader che vi permette di prendere più 3 attacco e allo stesso tempo vi fa generare una risorsa che costa 0. Andiamo a vedere che cos'è il costo, quindi, delle carte. Entriamo all'interno del deck, quindi deck building. Qui come vedete possiamo mettere il per 2 di ogni carta, tranne che le carte di rarità leggendaria. Le carte di rarità leggendaria con lo stemmino giallo qui le potete mettere in 1 per. Il resto delle carte le potete mettere in 2 per all'interno del vostro mazzo. Ma ce le tutte premium? Eh sì, perché l'ho sbloccate. Sì. Premium sono molto belle. Sì, infatti ho visto che ce ne sono alcune che sono molto molto belle. Allora, la grafica era, visto che hai fatto questa domanda pure, caro, la grafica era una cosa che all'inizio, vedendola dall'esterno, lasciava un pochino dei dubbi. E invece io vi dirò che dopo che ho provato il gioco, a me la grafica fumettistica è piaciuta molto. Il tratto, capito, classico del... Perché è una cosa mai vista. Esatto, cioè, molto, molto, a differenza di Marvel Snap, che è l'altro gioco di carte stile fumetto, certo. Qua sono molto come se fosse un fumetto, cioè come le vedi nel fumetto. Se tu vedessi magari rigiri una pagina di un fumetto, le carte riprendono molto infatti, cioè, guarda, come se fossero estratte estratte dal fumetto. Esatto, io personalmente ho apprezzato lo stile grafico, soprattutto giocandolo mi è piaciuto molto. Anche le animazioni di certe carte sono proprio belle, anche dei leader. Assolutamente, anche le animazioni sono molto carine, non di tutte le carte, cioè ci sono alcune carte che sono un po' scialbe, ma sicuramente, signori, ricordiamoci che il gioco è in beta, addirittura beta chiusa, cioè per giocare a questo gioco potete scaricarlo dal sito, ma avete comunque bisogno di una chiave che al momento potete trovare nel gruppo Telegram, ho messo proprio oggi 100 chiavi a disposizione, quindi correte a prendere se state vedendo questo video. Entrate nel gruppo Telegram, trovate il link in descrizione del video e andate a prendervi le chiavi del vostro Decidual Force. Ma prima di arrivare a far ciò, io devo convincervi a scaricare il gioco insieme al mio Fury Blank nazionale, che è qui con me. Come funziona a giocare le carte? Come potete vedere, ci sono 4 tipologie di risorse: Free, Bronzo, Silver e Gold. Questa tipologia ricorda molto anche Gwent, perché in Gwent c'erano le carte Gold, le carte Silver e le carte Bronzo, soprattutto del Gwent e della Beta. Molto semplice da capire. Le carte quindi hanno un valore secco di risorsa, quindi o è gratuita, in questo caso è gratuita, oppure bronzo con un solo pezzo, diciamo, colorato,
della risorsa col colore bronzo, oppure silver, oppure gold. All'inizio della partita noi avremo a disposizione una risorsa bronzo. Quindi noi potremo giocare tecnicamente una sola carta bronzo, dal valore bronzo. Le carte ovviamente gratis, ne possiamo giocare quante ne vogliamo. E poi iniziano a scalare, le risorse iniziano a scalare. Quindi il turno dopo avremo una risorsa bronzo e una risorsa bronzo. Quindi due risorse bronzo. Poi una silver, una bronzo, silver, silver. Fino ad arrivare al turno 5 dove avremo le risorse massime, saranno una risorsa gold, una risorsa silver. Questo significa che tecnicamente possiamo giocare, arrivati al turno 5 possiamo giocare una sola gold per turno, però voi con la risorsa potete giocare anche una carta di risorsa più piccola. Quindi con una risorsa gold potete giocare una silver o potete giocare una bronzo. Con una risorsa silver potete giocare una silver o una bronzo, e con una risorsa bronzo potete giocare solo una bronzo. Questo significa che non ci saranno delle risorse extra nel momento in cui, che ne so, se tu non spendi la risorsa silver. Esatto, perdi, è come se perdi, non puoi più giocare, se tipo hai gold non puoi giocare tre bronzo, se non va a scalare. Quindi tu devi pensare molto ma molto bene se vale la pena giocare una bronzo al costo di una silver, oppure massimizzare la curva delle risorse e quindi giocare in curva perfetta, quindi cercare di giocare una silver con il mana silver e una bronzo con il mana bronzo. Le scelte dal punto di vista tecnico sono veramente tante in questo gioco, perché avete i due leader di entrambi gli eroi da gestire, avete le risorse da gestire e in deck building avete una grossa profondità di deck building proprio per la combinazione delle fazioni. In questo caso per esempio noi abbiamo montato un Batman Lex Luthor, adesso vi faccio vedere che cosa fa anche il mitico Lex. Andiamo a confermare. Il buon Lex è una carta più contro, mentre Button era un eroe, diciamo, che dà più 3 attacco e genera risorse in mano a costo 0. Lex Luthor è un eroe molto di controllo, che ha 19 di vita e a costo 4, quindi vedete che il costo dell'abilità è diverso da personaggio a personaggio, quindi ci vuole il doppio dei turni per caricare il leader di Lex Luthor. Distrugge una unità immediatamente sul colpo, se quella è un'unità amica la sacrifica per pescare due carte e caricare l'Ex Luthor due volte. Quindi praticamente se la giochiamo su un minion avversario lo uccidiamo sul colpo, e quindi abbiamo ottimo controllo su magari big minion o magari un engine particolare che ha l'avversario. Oppure se siamo in una situazione di gioco dove vogliamo pescare carte, dove magari abbiamo un minion morente o come vi farò vedere io c'è un minion che ho messo apposta da sacrificare per, anche per un'altra carta, pescheremo due carte e andremo anche a caricare il leader subito di due cariche, quindi il leader si ritroverà già a metà percorso, ok? Quindi diciamo tantissime scelte, già semplicemente dove utilizzare il leader di Lex Luthor, quando farlo, già sono tante scelte all'interno del gioco. Vi ho detto quindi delle risorse, come si fanno a giocare le carte, come si fa a vincere la partita. Signori, bisogna distruggere i due leader avversari. Bisogna distruggere i due leader avversari. Da notare che nel momento in cui distruggete magari uno dei due leader, lo slot in board che occupava quel leader diventerà uno slot libero, e quindi tecnicamente chi sta perdendo la partita comunque ha uno slot in più in campo e può mettere un minion in più. Sono 6 slot totali, ma si possono rimpiazzare i minion. Quindi nel momento in cui voi volete giocare, che ne so, un minion al posto di un altro, perché è più forte, potete rimpiazzarlo distruggendo il vostro minion. Quindi in realtà non c'è un problema dello spazio in board, cioè non vi potete cloggare, diciamo, ok? Ogni unità può attaccare, e quando si attaccano le unità si fanno danno ritornati insieme, quindi si fanno danno in contemporanea, a meno di abilità che permettono di bypassare questa cosa. Vi faccio vedere per esempio, vediamo un pochino chi c'è. Ecco, Green Arrow che è questa leggendaria che è sgravissima, ha un'abilità che si chiama Ambush. Ambush dice che se questo personaggio uccide il personaggio che sta attaccando, quindi è lui, che Green Arrow, che attacca e lo ammazza con il danno che gli fa, con i 5 danni, non prende il danno back. Cioè praticamente se voi attaccate una 5-5 con il vostro Green Arrow, di norma morirebbero tutte e due. Invece nel caso di Ambush, di questa abilità, Green Arrow, nel caso in cui ammazzasse l'unità che sta attaccando, lui non si prende il danno ritornato.
quindi rimane vivo, molto forte. In più anche il deploy, il deploy è un'abilità con schieramento che quando lo giocate infligge 2 danni ad una enemy recruit, quindi a un servitore nemico. Se quell'unità viene uccisa puoi ripetere questa abilità. Insomma, questa carta è parecchio sgrave. Diciamo che le leggendarie sono parecchio sgrave in questo gioco. Ma noi abbiamo la fortuna ovviamente di avere tutte le carte sbloccate. Vi faccio vedere per esempio Bata. Una cosa particolare è che ogni leader ha, poi c'è anche la carta la leggendaria sua carta. C'è anche la sua carta leggendaria. Ovviamente non siete costretti a giocarla nel mazzo, però solitamente vanno in combo tra di loro. Per esempio, sì, sono molto sinergiche, sì, ho visto anche io Batman era. Per esempio Batman dice che ogni volta che giochi una carta gadget peschi una carta, quindi è sinergico con il nostro leader che genera carte gadget. E in più ha Ambush, che è l'abilità di cui vi parlavo prima, che se ammazza il pezzo non prende il danno ritornato. Hunter vi permette di attaccare le unità hidden nascoste, e Batman anche nascosto. Nascosto è un po' simile alla vecchia furtività di Hearthstone. Per un turno, nel turno in cui la mettete, la carta è sotto, diciamo, copertura e non può essere attaccata o targettata da abilità o carte. Quindi diciamo che l'avete messa in campo perché le carte non possono attaccare nel turno in cui entrano in gioco. Quindi diciamo che l'abilità furtiva ti permette di rimanere safe in board per poi fare il tuo turno nel turno dopo. E Hunter invece riesce a bypassare questa cosa perché può attaccare anche le carte nascoste e le carte protette. Perché le carte protette? Perché ci sono ovviamente dei positioning importanti. Vi ho detto che la griglia appunto ha 3 slot in prima fila e 3 slot in seconda fila. Se voi mettete un'unità di fronte all'unità dietro, quindi solo quella davanti, voi non potete attaccare l'unità dietro, ma dovete prima attaccare l'unità davanti. Quindi se volete proteggere il vostro leader di sinistra, vi basterà mettere un minion nella casella di fronte a lui, nella frontline di sinistra. In questo caso qualsiasi avversario di qualsiasi posizione delle 6 griglie della board avversaria dovrà attaccare il vostro leader, prima dovrà attaccare l'unità che lo protegge. E Hunter, questa abilità qui di cui stiamo parlando adesso, invece vi permette di attaccare anche i character protetti. Ma ad esempio, no? Se metti Batman davanti al leader, okay, ed è hidden, tu non puoi attaccare il leader finché c'è lui che è hidden. Oppure puoi bypassare, cioè nel senso hidden ti fa bypassare. Allora, finché lui è hidden è considerato come se non c'è in campo. Ah, ok, ok. Quindi okay. Diciamo che una hidden card non la puoi mettere a protezione. Ah, ok. È molto importante il positioning, perché poi vedremo ci sono degli angel particolari. Io direi adesso non andare proprio nello specifico a vedere, diciamo, troppe carte. Io le vedrei mentre le giochiamo magari. Ok, quindi andiamoci a fare una bella partita. Vi ho detto quindi che comunque per vincere la partita bisogna uccidere entrambi gli avversari. Noi adesso andremo a giocare contro il bot. Perché contro il bot? Perché contro il bot non abbiamo un timer, quindi possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo. Quindi qualsiasi domanda il Furia Plancrazionale ci vorrà fare, o comunque leggere le carte prima di fare la mossa, sarà insomma possibile grazie al fatto che non c'è il timer. Ho visto che nonostante sia una beta ci sono tantissime parole chiavi già, esatto, sulle carte, ce ne sono tante. Bravo, questa è una cosa che fai notare che a me anche è piaciuta molto, una cosa che ha convinto tanto di questo gioco, perché comunque vedete che a livello di gameplay non è niente di clamorosamente innovativo. Però ci sono tante parole chiave e già ci fanno capire la direzione che vuole prendere il gioco. È un gioco molto tecnico. Inizio partita, si fa il mulligan. In alto ci dice che partiremo per primi, quindi partendo per primi non caricheremo i nostri leader ability e non pescheremo la carta che si pesca sempre ad inizio turno. Importante, signori, avere una curva decente di mana, di risorse. Perché? Perché vi ricordo che partiamo quindi con una risorsa bronzo, poi 2 risorse bronzo, poi una silver e una bronzo, silver, silver, gold, silver. Quindi avere delle bronzine in mano a inizio partita è fondamentale. Diciamo che con 3 bronzo in mano potremmo quasi pensare di tenerci una gold, però io lo toglierei. Possiamo togliere tutte le carte che vogliamo e rimpiazzare quelle carte specifiche. Allora, che cosa fa Alfred? Così vediamo anche un pochino cosa fanno le carte. Alfred è una carta molto sinergica con il nostro leader ed è anche molto lore friendly. È una 1-1 che quando entra in gioco crea Bandage. Bandage è il gadget che vi ho fatto vedere prima, quello che a costo 0 cura 3 danni un'unità nostra o un personaggio nostro. Dopodiché, se abbiamo Batman come leader, Batman guadagna una charge. Quindi Alfred, oltre a mettere una 1-1, generarci un gadget da 0, ci permette di caricare subito una carica di leader di Batman.
ed è molto molto forte. Manipolare le leader charge, quindi le cariche di leader per fare prima il leader, è fondamentale in questo gioco. Noi abbiamo sia Alfred che ci permette di appunto caricare il nostro leader, e sia un'altra carta che si chiama Ugo che ci permette di togliere le cariche al leader avversario, quindi di rallentare, quindi avere di controllo su quello. Harvey Bullock invece ne ha 2-3, quindi ha un body molto più importante rispetto ad Alfred, e al deploy infligge un danno ad un enemy recruit. È buono per distruggere quegli engine che hanno magari poca vita, che magari sono fastidiosi, o magari per togliere uno scudo. Quindi è una carta insomma abbastanza control. Il mazzo che ho fatto io è un control, diciamo Batman Lex, quindi è normale che siano carte un po' così. E l'Arkham Guard, sempre per il discorso carte control, è una 1-4 con guardia. Guardia è un'abilità che, se la schieriamo nella frontline, quindi nella prima fila, tutti gli altri personaggi sono protetti da questa carta. Quindi praticamente gli avversari sono costretti ad È il attaccare. defender È il di Defender. È il Earth. Defender di Gwent, è il Di Taunt Gwent. di Arston. Esattamente, bravo. Però la dobbiamo schierare in prima fila se vogliamo attivare la sua abilità guardia, perché il retrovia non funziona. Inoltre ha un deploy che dice che se i leader avversari sono della fazione Anarchy o della fazione Tyranny, entra in gioco con un più uno più uno. Quindi diventano a 2-5. Molto molto forte, soprattutto contro i mazzi aggro. Lex Luthor invece è una delle nostre gold card, ed è una 2-10, quindi mo body molto alto, non tantissimo di attacco, ma prende più 2 attacco per ogni carta Tyranny nella nostra mano, quindi per ogni carta della fazione viola. Quindi può diventare potenzialmente molto molto grosso. E alla fine di ogni turno, se Lex Luthor non ha attaccato in questo turno, peschi una carta. Quindi nel turno in cui stesso in cui lo mettiamo in gioco, ci fa già pescare una carta a fine turno. E dal turno dopo possiamo decidere se attaccarci oppure tenercelo come engine, come motore di pesca del mazzo. È una carta molto interessante. Con la mano che abbiamo, potrei anche pensare di tenerlo Lex, perché comunque abbiamo 3 carte bronzo. Tenerci una gol ci può stare. Vogliamo tenere Lex? Vai, vai, tienilo. La teniamo. Allora, teniamo così, ci stiamo. Noi partiamo per primi. Mettiamo pronto. Quindi l'avversario fa il mulligan. Noi partiremo per primi. E abbiamo, vedete qui, abbiamo la risorsa bronzo di cui vi parlavo. Questa è il positioning in campo, sono i 6 tasselli. Quindi gli eroi partono all'estrema sinistra, estrema destra, estrema sinistra, estrema destra. Quello che vi dicevo prima, che se io voglio proteggere Batman, devo schierare il pezzo di fronte a Batman. Se invece voglio proteggere, per esempio, il minion che metterò nella retrovia, devo mettere un minion di fronte a lui. In questo modo, prima di attaccare il minion, dovrà l'avversario attaccare il pezzo che gli sta davanti. Allora, se partiamo noi per primi, l'avversario non ha né Tyranny né Anarchy, quindi la nostra guardia sarà una 1-4. Io penso che possiamo giocare tranquillamente Alfred come prima carta. In questo modo caricheremo subito il leader di Batman e genereremo un bondage. Possiamo anche giocare l'Arkham, che è una 1-4, magari riusciamo a fare un trade in board, anche se uno di attacco difficilmente crea dei trade. Che vogliamo giocare fuori, ragazzo? Ah, gioca Vuoi Alfred, giocare Alfred? ovviamente. Lo mettiamo centrale, Vai. così in una posizione neutra. Va a creare il bondage nella nostra mano, e come vedete qui la carica di leader è stata aumentata, quindi Batman già sta 1. Già il prossimo turno noi possiamo utilizzare il leader di Batman e fare dei trade. È importante questa giocata perché Batman prende più 3 attacco, può magari uccidere un minion fastidioso che lui gioca in questo turno. Vedete che il minion appena viene giocato, ci sono le Z che ci dicono che è appisolato, perché deve aspettare un turno per attaccare, a meno che non ha una parola chiave che si chiama Speed, quindi con velocità può attaccare subito. Non ci abbiamo nient'altro da fare perché curare 3, i nostri personaggi stanno tutti a vita piena, possiamo passare. Il turno passa all'avversario e come vedete subito i leader dell'avversario, a differenza nostra, si sono caricati di una carica di leader. L'avversario gioca Shockwave, che fa un danno a tutti i personaggi, quindi sia eroi che minion. Possiamo vedere comunque nello storico qui a sinistra, e poi giocare Harvey Bullock. Perché ha giocato 2 carte, signori? Ve lo faccio vedere subito. Perché Shockwave, che infligge un danno a tutti i personaggi, è una carta che costa 0. È una carta verde della fazione Energy. Bullock non ha sparato su nessuno perché infligge un danno alle recruit, ma comunque l'ha voluto giocare tempo per avere una 2-3 in campo. L'ha messo di fronte a Batman. Vi faccio vedere che cosa fa Zatanna, perché è un leader che non conoscete. Zatanna, anche lei ha un leader che costa 2, quindi come Batman, e crea una magical spell. Le magical spell sono delle spell, appunto, della fazione, tendenzialmente della fazione verde, e
Ed è una meccanica della fazione verde. Ci sono tante carte che dicono ogni volta che giochi una magica spell fai tot. E quindi diciamo è una meccanica così, molto simile, diciamo, non so, a Skoya per chi gioca a Gwent. Vi dicevo, appunto, questa, la Shockwave è stata una spell giocata a costo 1. Nel gioco ci sono due tipologie di carte, fondamentalmente. Questa cosa non ve l'ho detta. Le recruit, quindi i minion, e le azioni. Le azioni sono praticamente le spell. Le azioni possono essere sia spell che proprio action. Comunque sono, diciamo, le classiche magie di Magic, o le magie di Hearthstone, ok? Abbiamo il leader Kali. Infatti, Mi dica, mi dica. pare di aver visto che alcune carte dicono action per riferirsi alle spell, quindi è Esatto. molto generico, Quindi quindi scombano quando. sia con i gadget che con. Bravissimo. Quando vedete una carta che parla di action, è proprio il nome della tipologia di carta. Quindi se parla di recruit, sono questi qua, i minion che hanno un body, un valore di attacco, un valore di difesa. Se parla di action, sono tutte le altre tipologie di carte che fanno delle cose, delle azioni, appunto. Che possono essere delle magie, possono essere semplicemente delle manovre tattiche. Comunque, si parla di action. Adesso il turno torna a noi. Come vedete abbiamo due risorse bronzo cariche qui e quindi possiamo giocare due unità bronzo. Possiamo giocare l'Arkham Guard, che è una 1-4 guard che vi dicevo prima. Allora, il Brainiac Drone, questa è la carta che vi dicevo prima, che volendo possiamo utilizzare per sacrificarla con Lex Luthor e anche con un'altra carta che ci dice di sacrificare un nostro minion per distruggere un minion avversario. Parting Shot è un'abilità che si attiva nel momento in cui questa carta viene distrutta. Quindi è una 0-1, non ha valore di attacco, serve solo per prendere tempo. Quando muore ci fa pescare una carta. Può Il essere classico buono. da Trattle. Esatto, il classico Death Rattle. Classico Death Rattle. Possiamo aspettare a giocarlo. Allora, io principalmente andrei a attivare la Leader Ability di Batman, che prende più 3 attacco fino alla fine del turno, così possiamo andare a traddare lui. Ovviamente nel momento in cui tradiamo lui ci farà danno back, quindi noi faremo 3 danni a lui, ma lui farà 2 danni al nostro Batman. E andremo a creare uno dei due gadget. Quindi andiamo a spingere la leader ability di Batman. Animazione pure molto figa. E ci dà due opzioni su 4. Attualmente ci sono 4 gadget. Queste sono due opzioni su 4. Possiamo prendere il Batarang che infligge 2 danni a un enemy recruit. Oppure il bandage, che è quello che ci ha dato anche Alfred prima, che ci permette di curarci il personaggio. Io prenderei il Batarang perché noi possiamo fare un'azione combinata. Possiamo giocare Harvey Bullock. Magari lo mettiamo avanti a Batman. Harvey Bullock quando entra in gioco fa un danno sull'avversario. E possiamo andare a chiudere il trade col Batarang. Questo perché ho voluto evitare di prendermi i 2 danni con Batman. Abbiamo ancora una risorsa bronzo da utilizzare, quindi possiamo giocare l'Arcan Guard, lo mettiamo al centro, perché al centro copre tutta la fronte, vedete qui c'è anche a livello visivo, vedete che ha guardia, questo coso che vedete qui in alto, e poi abbiamo Batman che può attaccare. Una scelta che bisogna fare, ovviamente poi conoscendo meglio il gioco sarà naturale, decidere quale leader ammazzare per prima, perché sicuramente ci sarà un leader che vi darà più fastidio. Io in questo caso opterei per ammazzare Batman, perché lei genera risorse, ma Batman oltre a generare risorse a zero ha anche più 3 attacco, quindi tende a traddare in board, quindi secondo me attaccare lui ci sta. Potrei giocare ancora le mie spell a zero e il Brainiac Drone, io aspetterei a metterlo perché sinceramente non abbiamo fretta, tanto abbiamo un'unità con guardia quindi non morirebbe mai, e passiamo. L'avversario, come potete vedere qui, ha 3 carte in mano, adesso pesca la carta. E adesso attivato Batman. Attivato il leader di Batman, quindi ha creato un gadget e ha preso più 3 attacco. E allo stesso tempo attiva il leader di Zatanna, che nel suo cilindrino magico va a generare una magical spell. Con Bandage si va a curare Batman, quindi torna a 18. E poi va ad attaccare la nostra 1-4. Come vedete i danni rimangono sui minion, quindi lui rimane a 1. E passa, non ha giocato niente. Quindi ha generato carta, 5 carte in mano. Ha fatto un turno dal valore, però non ha fatto board. Questa cosa non è molto positiva, a meno che non sei un control e hai la possibilità a un certo punto di swingare la board nemica. Noi abbiamo pescato il nostro Batman leggendario, ma avendo una risorsa silver e una risorsa bronzo, caro Furrialank, quanto tempo ci vorrà Sì. per giocare Batman?
Due turni. Due turni, bravissimo, perché al prossimo turno avremo due risorse silver. Silver, silver. E poi il turno dopo avremo finalmente una risorsa gold e una risorsa silver. Quindi non abbiamo tantissime carte da giocare. D'altronde siamo un contro, quindi non è che dobbiamo giocare per forza sempre. Ma possiamo attaccare. Quindi andiamo a swingare due su Button e uno su Button, sempre per lo stesso discorso di prima. Proviamo a tirarlo giù. Potrei sfruttare il bandage sulla 1-1. Questa giocata non mi dispiace. Anche se in realtà io ho un'unità che dice che ogni volta che gioco un gadget prende più 1 più 1. Quindi potrei tenermi questa carta in funzione del fatto che potrei pescarla, quella carta silver. Però col fatto che adesso non ce l'ho in mano, proviamo a tenere vivo lui. Quindi lo andiamo a curare. Lo riportiamo a 4. E passiamo. Una cosa che mi sono accorto anche, che le carte, quando le giochi, hanno, ad esempio quello c'ha l'elmetto sopra, ma ogni effetto c'ha il suo simbolo. Ogni keyword c'ha il suo simbolo in gioco. Quindi tu capisci che esatto, riesce molto cioè senza dover sempre guardare che cosa fa la carta, ti dice subito già, senza passarci sopra, dico. Esatto, sai già a livello visivo, una volta che ti sei imparato lo fai subito. Esatto, è molto. Allora, andiamo a vedere cosa ha fatto l'avversario. L'avversario ha tirato un action silver, quindi ha speso un mana silver, una risorsa silver per fare il bat computer, che gli fa pescare due carte. Il blu è molto simile al blu di Magic, per chi viene da Magic. E poi ha tirato con l'altro risorsa rimanente, con la risorsa bronzo, il Book of Destiny. Il Book of Destiny crea una magical spell nella tua mano, e la prima volta che giochi Book of Destiny ti ritorna in mano. Quindi ha due Book of... cioè lo potete utilizzare due volte, sempre spendendo ogni volta il mana bronzo. Quindi lui sta generando risorse a 3, 4, 5, 6, 7, 8 carte in mano. Il numero di carte in mano massimo è 10. Nel frattempo ci si è ricaricato il leader di Batman e il prossimo turno avremo accesso anche al leader di Lex. Questa è una delle carte combo che vi dicevo. Rituale sacrificale ci permette con una risorsa bronzo di sacrificare una friendly recruit per distruggere un'unità nemica. Ed è la combo che vi dicevo con lui, perché lo possiamo sacrificare, pescare una carta nel momento in cui muore e distruggere un pezzo magari grosso del nostro avversario. Noi adesso abbiamo due silver... due mana silver, ma non abbiamo niente da giocare di particolare, quindi andremo ad attivare il nostro Batman. Andremo a generare due gadget. Allora, questo gadget, il tear gas, permette di dare meno 2 in maniera permanente. Quindi quando non dice fino a fine turno è permanente, è un meno 2 attacco permanente su un'unità. Oppure return a friendly regret to your hand, ci permette di riprenderci in mano un'unità. Possiamo anche fare nascondi per vedere com'era la board. Riprendi in mano può essere buono per riattivare il deploy di una carta, per magari farla tornare a vita piena, perché magari stava quasi per morire. Io qua direi che prendiamo tear gas, cioè dare per dare il meno 2. E ovviamente continuiamo ad andare faccia sul Batman nemico e gli facciamo anche 3 danni di Batman. Il prossimo turno finalmente potremo mettere le nostre gold. Probabilmente, essendo che siamo in vantaggio sulla rush del nostro avversario, forse è meglio schierare Batman prima di schierare Lex. Anche delle viola puoi metterne solo una per mazzo. Cioè, ne una copia. No, no, allora, le carte possono essere messe tutte in doppia copia, tranne la rarità leggendaria, che è il colore che vedi qua. Quindi tu hai due Lex Luthor nel mazzo. Sì, io c'ho, potrei mettere le due Lex Luthor. Potrei metterli, però non mi ricordo se ce l'ho messo o se ce l'ho solo. L'avversario comunque ha deciso finalmente di giocare pezzo e ha giocato il tizio che spara uno, Heavy. Invisibility, ha giocato una spell, ora andiamo a vedere quello che ha fatto. Ha attivato anche Batman. Con Batman va a chiudere il trade, quindi ci ammazza la guardia. Batman che però a sua volta... Ora possiamo rispondere alla... Vedi qua? Quello che mi avevi chiesto tu prima. Ecco, lui l'ha schierato sì, davanti, ma gli ha messo invisibilità. Quindi, essendo furtivo, è come se non ci fosse. Posso attaccare direttamente Batman. Quindi, quella domanda che mi hai fatto tu all'inizio. Allora, andiamo a vedere che cosa ha fatto lui. Lui ha giocato Invisibility, che è una magical spell a costo 0 che dà hidden all'unità. Vedete, è furtiva, non la posso né attaccare né bersagliare, però non conta neanche per proteggere Batman. Noi abbiamo il nostro leader power di Lex Luthor, non dobbiamo utilizzarlo per forza, quindi posso continuare a caricare leader. Però l'unica cosa, potete attivare il vostro leader una volta sola per turno. Quindi se voi arrivate ad avere, non so, 8 cariche di leader, non potete attivare Lex Luthor due volte. Ah, ma quindi va oltre? Cioè, sì, nel senso, sì, tu sì. Puoi... Possiamo continuare ad accumulare cariche. Ogni turno possiamo continuare ad accumulare cariche. Però comunque abbiamo massimo un'attivazione per turno.
Allora, noi qua sicuramente continuiamo la rush su Batman e giocheremo il nostro di Batman. Lo metteremo davanti. Batman, come vi dicevo prima, anche molto bella l'ingresso, lo sguardo di Batman. È una 6-6 ambush che quindi quando attacca e distrugge pezzo non subisce danni ritornati. Hunter gli permette di attaccare anche le unità furtivo protette e Hidden gli permette di essere furtivo nel turno in cui lo giochiamo. E poi ha una passiva che dice che ogni volta che giochiamo una carta gadget peschiamo una carta. Quindi se io adesso giocassi la carta gadget, vabbè, in questo caso su Tear Gas, che è solo sulle unità nemiche, quindi non posso utilizzarla. Ma se avessi avuto una gadget a zero, avrei potuto usarla per ciclare, per pescare. Abbiamo ancora un mana e abbiamo pescato Hugo Strange. Hugo Strange è la carta che vi dicevo prima, che è una 2-2 che al deploy un enemy leader perde una charge, quindi possiamo togliere una charge al nostro avversario. In questo caso gli avversari hanno zero carico, quindi non serve a niente. Io penso che voglio andare a pescare. Penso che voglio andare a pescare e quindi vado a giocare il drone a zero. Utilizzo l'abilità di Lex per uccidermi pezzo. Vedete anche qui l'animazione. Caricheremo due cariche di leader subito, perché quando lo facciamo sulle nostre carichiamo due cariche di leader e pescheremo tre carte, due di Lex Luthor, uno del tizio che è morto. Come vedete abbiamo già due cariche, abbiamo pescato tre carte e andremo a giocare. Ugo, non penso che si possa andare in negativo. Possiamo farlo per la scienza, possiamo giocare Ugo. Esatto, volevo dirti prova per vedere se funziona. Vediamo. Ora lo scopriremo. Perde una carica, ma non va in negativo. Vedete, me l'ha fatto attivare, mi ha fatto bersagliare l'avversario, ma non avendo carica, essendo una carta che dice perde una carica. Quindi, essendo a zero, non si attiva. Passiamo. Sarebbe stato un po' troppo forte. Esatto. Batman, è molto in difficoltà. Il Batman avversario con 5 punti di vita. John Constantine, questa carta è veramente, veramente forte. Geoforce, giocate tempo per il nostro avversario. Attenzione perché in questo gioco è vero che magari vai basso di vita, però se schieri una difesa fatta bene, puoi tranquillamente rientrare in partita. Noi qui, signori, possiamo fare una play veramente devastante, perché il nostro top deck di Green Arrow è super super interessante. Intanto vi faccio vedere cosa ha giocato il mio avversario. John Constantine è una Silver Recruit 4-4 che ogni qualvolta giochi una Magical Spell dai più uno Endaura a tutte le tue unità. Aura è una sorta di barriera che vi protegge la prossima volta che venite afflitti da un'abilità o da un'action. Quindi o da un'abilità di un eroe, di una carta, oppure un action. Avete questa sorta di aura che vi proteggerà la prima volta in cui venite bersagliati. E in più, ogni volta che giochi una Magical Spell, oltre a dare aura a tutte le tue unità, gli dà anche più uno. Quindi È un fortissimo. Divine Shield per le È spell, un tipo. Divine Shield per Spell, perfetto pure. Lei è di una qualità pazzesca nel descrivere. E poi c'è Geoforce, che semplicemente è una carta flat, quindi statistiche alte senza nessuna abilità. È una carta gold, che è una 8-7. Ok? Adesso noi possiamo fare azioni combinate. Intanto vedete quello che vi diceva Furreplank prima. Vedete che Batman ha già a livello visivo l'immagine delle keyword. Quindi questo del cecchino è il cacciatore, e questo del. Quello giallo è dell'ambush, vedete il simbolo. Quindi noi teoricamente qui potremmo semplicemente bypassare, perché lui ha Hunter, possiamo bypassare e uccidere il Batman nemico, oppure possiamo provare una play combinata. Sicuramente possiamo fare una play combinata interessante, perché Green Arrow, signori, al deploy farà due danni su un'unità nemica e se la uccide ripeterà il suo deploy. Quindi se io faccio una giocata del tipo due danni su di lui, lo mando a due e tiro il mio Green Arrow, lo mettiamo dietro perché Green Arrow è una sorta di engine. Lo mettiamo dietro. Possiamo attivare il suo deploy, spaccare la 2, ripetere il deploy, spaccare lui, ripetere il deploy, fare due danni alla 8-7. In questo preciso istante, poi tra parentesi, possiamo giocare anche il rituale sacrificale se non vogliamo perdere punti vita. Quindi in questo caso ci siamo liberati due slot a destra e a sinistra. Posso attaccare con Ugo
per fare due danni a Zatanna, tanto lui è morto, è inutile attaccarlo. Oppure qui in realtà avrei potuto attaccare Batman da 2 e con il mio leader fare 3 danni e portarlo a 0. Ma in questo caso, ora va bene, non fa niente il misplay. Possiamo attivare il rituale sacrificale, sacrificare il nostro Ugo e ammazzare la 8-5. Come vedete, ho speso un mana gold comunque per giocare in abbronzo, quello che vi dicevo prima. È una scelta che comunque dovete fare. E qui possiamo andare poi ad ammazzare Batman. Quindi il primo eroe avversario lo mandiamo al bar. Salutiamo Batman. Nel momento in cui Batman muore, però, l'avversario si ritrova uno slot in più in board. E possiamo andare a attivare la nostra carta gadget. Prendiamo questo che a 0 fa 2 danni. E attacchiamo con il nostro Batman su Zatanna, che va a 13 vita. Non possiamo giocare altre carte perché abbiamo speso tutte le nostre risorse, ma abbiamo fatto pulizia della board e possiamo passare. L'avversario carica il leader di Zatanna, quindi adesso avrà un mana gold e un mana silver. Lo attiva subito per creare una carta, per creare una magica spell. Vediamo come la utilizzerà. Batwin, questa è la carta di cui vi parlavo prima, l'engine che si potenzia con i gadget. Finiamo a vedere il turno dell'avversario, che gioca un altro Geoforce. E poi gioca un sigillo della forza, che dà più 3 forza all'unità. Andiamo a vedere che ha fatto il turno del nostro avversario, che adesso passa. Si è ripreso in mano il tizio, non so per quale motivo. Perché il computer è un po' me. Allora, ha giocato Batwing. Questo tizio è una 3-4 che quando entra in gioco crea una carta gadget nella vostra mano e dice che ogni volta che giocate una carta gadget prende più 1/+1. Poi lui se l'ha ripreso in mano perché è un bot e ha giocato un po' a caso. Ha giocato anche ha giocato Return a Friendly Recruit to Your End, quindi ha giocato questa carta gadget su di lui, ma non aveva senso. E invece prima aveva giocato questa magical spell che era stata creata dalla leader ability di Zatanna, che dà un più 3 permanente attacco all'unità bersaglio, in questo caso al Geoforce. Quindi Geoforce è una 11-7. Capite bene che la 11-7 tira delle pizze importanti. Noi però abbiamo il nostro leader ability caricato. Ma prima di tirare l'Exutor voglio farvi vedere questa bellissima leggendaria di nome Poison Ivy. Caro Furem, volevo sapere il suo commento. È un'unità che ha una sottocategoria Arcane Innate, che è una tipologia di carte che solitamente quando giocate un Arcane Innate si buffano tra di loro, fanno delle cose tra di loro. È una 1-7, quindi ha un valore basso di attacco, letale. Letale significa che distrugge le recruit che danneggia, e in più after Poison Ivy attacca e danneggia un leader, lo distrugge. Il classico poison. Questa fa poison sia sulle unità che sui leader avversari, quindi è un modo molto control, molto bello di annichilire gli avversari. Io la partita la voglio chiudere con Poison Ivy, quindi Poison Ivy sicuramente la gioco, la mettiamo qui. Sicuramente attivo il leader di Lex per ammazzare la 11-7. Mandiamo al bar quel tizio e sicuramente andiamo a fare 6 pizze in faccia e 5. La mandiamo a 2. Possiamo giocare Deimos Tempo, tanto ho una risorsa non spesa, quindi anche se non ho il -1/-1 da dare. In realtà avrei potuto massimizzare i danni, avrei potuto dare il -1 al tizio di prima, mandarlo a 6, trattarlo con Batman che con Ambush non sarebbe morto, e avrei massimizzato le risorse, nel senso che con l'ex Luthor mi sarei tenuto il leader per un'eventuale altra unità grossa che metteva adesso. Però insomma, ormai l'avversario è sull'orlo del baratro, perché tanto qualsiasi carta mette muore da Poison Ivy, a meno che c'è una carta che dice distrugge tutte le unità, e quello potrebbe rimetterlo un po' in corsa. In realtà neanche quello lo rimetterebbe in corsa, perché chiuderemmo la partita con i 3 danni di Batman. Io voglio chiudere in bellezza con Poison Ivy e andremo a tirare Batarang, che a costo 0 fa 2 danni. Nel momento in cui giochiamo una carta gadget, Batman ci farà pescare. Questa spell da -2/-2, quindi potremmo anche chiudere con questa in realtà. Quindi andiamo a distruggere pezzo. Andiamo anche a fare il trade gratis qui con Batman. Sfruttiamo l'ambush, Batman non muore nel momento in cui uccide l'unità, e andiamo a chiudere la partita con Poison Ivy, che con il suo danno da poison letale andrà a distruggere l'eroe avversario anche se era 2 di vita.
Signori, questo è in breve, o comunque nel minor tempo possibile, anche nel miglior tempo dettagliato possibile, DC Dual Force. Come vedete, ci sono tante scelte da parte del giocatore. C'è una deck building davvero davvero profonda, nonostante sono uscite poche carte. Il gioco in beta chiusa, avete visto già quante combinazioni di carte, quante meccaniche si possono avere. Sono partite molto divertenti e non sono neanche partite lunghe, perché avete visto che insomma si può giocare aggro, si può giocare contro, si possono giocare i mazzi combo. Io sono rimasto piacevolmente colpito. L'ho portato in live, ieri sono stato in live 12 ore e l'ho giocato almeno per 10 ore, quindi vi assicuro che per gli amanti di giochi di carte strategici ha una bellissima profondità, è fatto molto molto bene. Ora speriamo soltanto che gli sviluppatori gli diano un seguito e quindi presto sarà disponibile per tutti, perché adesso ci sarà una settimanella dove io lo continuerò a portare in live, dove magari vi posso portare anche contenuti sul canale YouTube, e fatemi sapere se vi piacerebbe vedere dei mazzi creati da me. E detto questo, per me il gioco è assolutamente approvato. Se vogliamo trovare, diciamo, le cose più positive, le cose più negative, vi direi le cose più positive: gioco molto skill based, deck building super profonda, molte scelte da parte del giocatore, quindi molto remunerativo dal punto di vista delle scelte del player. Se vogliamo trovare, diciamo, una parte negativa, non è un gioco completamente innovativo, quindi nel senso che, a parte il discorso dei due leader insieme, sono cose che più o meno abbiamo visto nella storia, però quando mettete insieme delle cose anche di altri giochi e le fate fatte bene, per me è tutto di guadagnato. E probabilmente a livello, diciamo, visivo, proprio di effetti grafici, ci possono lavorare, però insomma il gioco è in beta, quindi non possiamo. Vabbè, neanche... sì, ma anche si vede che tante cose sono fatte anche per proprio per rilasciare la beta e far vedere come funziona il gioco. Assolutamente. Inoltre vi faccio vedere proprio al volo che c'è la modalità comics, che è la modalità PvE, dove vi viene raccontata la storia proprio tramite fumetti e vi fanno fare battaglie e anche rompicavi. Io sono arrivato già al secondo livello e già c'era tipo un indovinello da risolvere. Quindi anche il reparto PvE può darvi grandi grandi soddisfazioni in questo gioco. Il sistema economico dopo lo vedremo meglio, ma di base è quello classico dei giochi di carte, quindi comprare pacchetti, craftare e disincantare carte, quindi classico. I pacchetti che ho visto, perché te li fa aprire col tutorial, sì, sono molto simili a Gwent. Sì, ci sono 5 carte e ti dà... Ah, se vogliamo aprire un pacchetto, ma te lo apriamo qua, dai, apriamo un pacchetto. Il pacchetto è così, ci sono le rarità, come vedete, le blu è la carta rara, bianca è comune, giriamo le comuni tutti insieme, andiamo a girare la blu e andiamo a girare la blu, quindi le carte rare. Andiamo a aprire un altro pacchetto, vediamo se sculacchiamo, ecco qua, abbiamo sculacchiato. Quando succede così abbiamo trovato sicuramente una carta di rarità superiore, che potrebbe essere una nuova leader card. Quindi andiamo ad aprire queste, andiamo ad aprire la prima rara, che è Cosmic Treadmill, la seconda rara è Green Lantern Power, e questa è sicuramente, e infatti eccolo qua. Quando trovate questa cassettina c'è un leader qui dentro, oltre a carte, quindi lo dovete andare ad aprire a parte, quindi lo mettiamo qui. Aspetta, dove... che mi pare che se premevi... ah vabbè, è già aperto. Che volevi fare? Che ti faceva vedere che se premevi il punto di domanda sotto ti faceva vedere tutto quello che potevi trovare nel pacchetto. Ah, nel pacchetto. Sappiamo già che sarà un eroe dell'anarchia, infatti vedete un pacchetto d'anarchia, quindi ci sono carte d'anarchia, ci dà anche due pack, e andiamo a girare l'eroe che è The Joker, proprio lui. Così si trovano le carte, signori, questo è il sistema di acquisizione carte, quindi prendere pacchetti e niente. Caro Furreblank, io adesso che spero di averle un pochino fatto capire di più del gioco, anche se lei già lo aveva provato, mi ha detto. Io ho fatto il tutorial, sì. E se vuole le lascio la possibilità di dirci la sua, ci dica il suo pensiero, il primo, il first look, first impression, che cosa ne pensi? Io ti dico che, avendo giocato molto di più a Gwent rispetto a... no, a Gwent, a Hearthstone rispetto a Gwent, mi è piaciuto di più subito, perché è molto più intuitivo, è molto più simile rispetto a Gwent, sì. Rispetto a Gwent, che è un po' più complicato, richiede un po' più di studio dietro. Però anche questo, non, cioè, nonostante questo, è molto, come hai detto te, essendo che ci sono due fazioni, quindi 20 carte, non lo rende semplice come sembra.
Perché ci sono, puoi fare molte combo, molte cose Esatto, questa che è una. magari su un gioco come Hearthstone si riesce a fare, ma non tanto perché sei molto Immagina di veloce. Arston se avessero messo la possibilità di mischiare due eroi. No, Si l'hanno sarebbero messo con le creati. carte di fazione, ma cioè, anche quello è molto limitato. Cioè, non è che Sarebbe stata una deck non ti building lascia molto tanta profonda. scelta, perché ovviamente là le carte B-class sono B-class, ma le classi le scelgono loro. Non è che se tu dici voglio giocare Batman con quello che voglio io, cioè non è che sei vincolato a giocare Batman forse con la nazione. Assolutamente. Quindi converrai con me, da quello che ho capito, caro, che lei promuove questa beta di Decidual Force. E non vediamo l'ora che appunto il gioco venga rilasciato ufficialmente. Signori, io spero di cuore che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione e una condivisione. Attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e le novità del canale. Un saluto dallo zio e dal Furia Plank Nazionale. Ci becchiamo in live tutte le sere. Che bello. Arrivederci.